La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, nell'ambito di una complessa attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza di Pesaro e al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico di Ancona, ha individuato in un cavò di un istituto fiduciario svizzero con sede a Lugano un dipinto olio su tela raffigurante il ritratto di Isabella d'Este di dimensioni 61 x 46,5 cm. È stato sequestrato in Svizzera in un cavò il ritratto di Isabella d'Este, opera attribuita a Leonardo da Vinci. Un'operazione davvero importante. Come è scattata? Le indagini durano da più di un anno. E c'è stata una prima richiesta di assistenza giudiziaria che ha dato esito negativo perché la proprietà nell'imminenza del sequestro aveva cambiato il luogo del deposito. Poi nell'ambito di un'altra indagine riguardante reati fiscali e truffe all'assicurazione sono emersi elementi che consentivano la localizzazione di quell'opera e quindi si è rinnovata la richiesta di assistenza giudiziaria che questa volta ha dato esito positivo. È indagato anche un avvocato pesarese, state valutando la sua posizione? Gli avvocati indagati sono due e quindi stiamo valutando tutte le posizioni. Sapete sono diverse decine vendendo. Gli indagati. Sapete per certo che stava vendendo l'opera a 120 milioni di euro? Lui è stato trovato in possesso di una lettera di incarico a vendere per un prezzo non inferiore a 95 milioni di euro. E proprio prima del sequestro era giunta notizia che erano in trattative per una vendita a 120 milioni di euro. Per quello che riguarda i proprietari è possibile sapere più o meno di che zona erano? Lei tra gli indagati ha parlato anche di alcuni fanesi. Sì, confermo. Si riferiva ai proprietari dell'opera? Tra Fano e Pesaro ci siamo, sì. Sono loro che dicono di essere proprietari dell'opera. Poi anche questa titolarità dell'opera va verificata perché possono essere anche loro delle marionette in mano a interessi più grossi, insomma. È una straordinaria coincidenza che 40 anni dopo il clamoroso furto di Palazzo Ducale che passò alla storia come il furto del secolo, quasi esattamente 40 anni dopo sia stata ritrovata sempre in Svizzera, quella volta fu a Locarno, ora a Lugano, un'altra opera d'arte di valore inestimabile. Cosa ne pensa? Io penso che è giornata di soddisfazioni e di anniversari che ci lega a questa meravigliosa terra marchigiana, in particolare al Montefeltro, che fu culla di cultura, di civiltà e cui si connette gran parte della tradizione del nostro paese, la tradizione artistica. La Pinacoteca di Urbino è una delle più straordinarie al mondo, in pochi metri osserviamo tra gli autori più significativi. Mi permetto di aggiungere, lei diceva nella sua domanda il furto del secolo, io parlerei anche di recuperi del secolo, perché la tenacia investigativa dei nostri padri e la perseveranza, la passione degli uomini e delle donne di oggi hanno consentito di riportare segmenti essenziali della nostra eredità culturale.